Capito? Benissimo. Allora, GeoGebra, questo è un parallelogramma, vedete, eccolo qua, parallelogramma, noi abbiamo visto facendo con i dati, usando la nostra calcolatrice che ci mette a disposizione Windows, cioè Bill Gates, vediamo che la somma degli angoli interni ci dà 360, noi abbiamo misurato appunto con GeoGebra. Ora attenti, questo parallelogramma, vedete, è fatto innanzitutto questo lato è uguale a questo e questo lato è uguale a questo. Questa è la base e questa è l'altezza relativa al lato DC. Quindi l'area del parallelogramma che cosa sarà? Sarà pari a questa base per questa altezza, chiaro? Praticamente abbiamo 3,61 per 4,16, 15 cm arrotondati. Se io però faccio ruotare il mio parallelogramma attorno a questo punto, guardate cosa succede, lo faccio ruotare così, vedete, eccolo lì che è ruotato, che cosa accade? Accade che il mio parallelogramma praticamente è diventato, la base del parallelogramma è diventata questa, rispetto a prima che era questa qua, e l'altezza è diventata questa, rispetto a prima che era questa qua, ma se io faccio altezza per base, 3 per 5 uguale a 15, il valore non cambia. E adesso andiamo a vedere il nostro rombo. Eccolo qui, rombo. Tutti i lati uguali, un attimo, uno solo ragazzi, tutti i lati uguali, vedete? Diagonale, scusate che lo devo ruotare un attimino, muovi attorno a un punto, eccolo qua. Tutti i lati uguali, questo è il nostro rombo, vedete? Diagonale per diagonale diviso 2, le due diagonali misurano 4 e 8, 8 per 4 diviso 2, 16. Ma se io ruoto il mio rombo così, vedete che diventa un parallelogrammo con i lati uguali, come questa è la base, 4,47, e questa è l'altezza. Se io faccio 4,47 per 3,58, vedete il valore è sempre 16.